Un'iniziativa che è nata proprio a partire da voi, che siete la famiglia. Come mai avete, insomma, deciso di fare questa richiesta all'amministrazione? Beh, abbiamo deciso di avviare la pratica di richiesta di intitolazione del largo di Nepezzano all'amministrazione comunale, in quanto secondo noi, secondo la nostra famiglia e tutti gli amici che conoscevano Alberto Aiardi, era un atto assolutamente dovuto, nel senso che era un atto dovuto per commemorare la memoria di Alberto Aiardi, che è stato nel corso della sua carriera politica uno specchio non solo per quanto riguarda l'attività lavorativa in ambito politico, ma anche uno specchio di onestà e di trasparenza nei confronti dei suoi diciamo, chiamiamoli così, dei suoi degli altri politici. In realtà, ecco, va detto, è un procedimento avviato già nella precedente amministrazione, dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo accelerato e integrato, diciamo così, le motivazioni della richiesta, un'intitolazione appunto per il riconoscimento di una figura importante per il territorio. L'onorevole Aiardi ha rappresentato, è stato un punto di riferimento per tutto il territorio e soprattutto in un'epoca in cui ha svolto pienamente uno o più ruoli, tanti ruoli anche di governo, nella piena consapevolezza del ruolo. Questo è un aspetto molto importante che distingue, diciamo così, la classe politica di quella della cosiddetta Prima Repubblica rispetto ad una fase come quella attuale, dove c'è uno svilimento della politica che comporta poi lo svilimento delle istituzioni, soprattutto un legame, un'appartenenza con il territorio che passava attraverso la preparazione, la conoscenza degli argomenti, e in un'epoca di tensione ideale, di scontro, di conflittualità ideologica molto forte, la capacità sempre però di stringersi al di là delle appartenenze politiche per la difesa del territorio stesso. Sono tutti elementi che oggi, nel ricordare l'onorevole Aiardi con questo momento, costituiscono un messaggio, un segnale importante della politica attuale.